Se ti dicessero che il prossimo concerto rock sarà dedicato alla tua memoria, andresti più piano? È una delle frasi che a Montecatini hanno fornito una chiave di lettura al convegno promosso dal sindacato di polizia SIULP, dedicato alla nuova legge sull'omicidio stradale. Un appuntamento che alla presenza delle massime autorità locali, istituzioni, esperti, rappresentanti dell'associazionismo e giovani delle scuole, ha voluto rappresentare in primo luogo un momento di educazione, non solo per i giovani. La legge che oggi è in discussione in Parlamento sicuramente rappresenta un primo grosso traguardo. Ci sono ancora alcuni punti che vanno corretti, però per noi diventerà sicuramente uno strumento che insieme all'educazione, alla legalità e quindi al comportamento sulla strada ci consentirà forse di abbattere ancora di più quel numero mostruoso di troppi morti e soprattutto troppi giovani che ogni anno lasciamo sulle nostre strade. I dati dell'Istat documentano come nel 2014 in Italia gli incidenti stradali con lesioni a persone siano stati oltre 177.000, 3.381 i decessi, oltre 251.000 i feriti. In pratica ogni giorno 9 persone sono morte e quasi 700 hanno riportato lesioni. Oggi la svolta è rappresentata dunque dalla nuova legge in fase di approvazione in Parlamento, che inasprisce le pene, in particolare per chi è trovato sotto l'effetto di alcol o droghe. Entro la fine dell'anno la conclusione dell'iter, entro la fine dell'anno la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Un impegno e questo l'abbiamo mantenuto. Un atto che ora dovrà scuotere le coscienze di tutti e muovere i cittadini affinché ci sia più consapevolezza che quando si è in strada si rischiano la vita, non soltanto la propria, ma anche quella degli altri. A questo punto però bisogna agire sulle coscienze e sulle persone, non basta la legge. Infatti io ho già parlato dicendo che appunto la legge sarà il nostro punto di partenza fondamentale perché verrà utilizzata come deterrente di una rivoluzione culturale che deve essere fatta, vera e propria, tramite la prevenzione e l'educazione nelle scuole.